cordiale buonasera ai amici della pallacanestro. Siete collegati con il Paravizza di Pavia per il secondo turno del campionato nazionale di Serie B. L'Edimes Pavia che ospita la GSA Udine, squadre impegnate nella presentazione all'americana. Secondo turno di questo campionato, Pavia che debutta davanti al pubblico amico dopo aver incassato il pesante KO del turno d'esordio ad Orzinuovi, 88-68, che fa male ma che comunque ci sta, considerato che il calendario non è stato sicuramente amico dei Pavia, proponendo nei primi due turni due crash test davvero molto molto impegnativi, con due fra le formazioni più accreditate per le prime posizioni nel ranking finale. Oggi arriva Udine, esordio quindi per la truppa di Paolo Garetto, altro impegno davvero proibitivo sulla carta. Ora lasciamo spazio all'inno nazionale, poi torneremo in collegamento. Torniamo in collegamento con il Paravizza, andiamo a esaminare quelle che sono due organici che scenderanno tra qualche minuto in campo agli ordini dei signori Benatti di Medolla e Meloni di Salso Maggiore. Per quanto riguarda Pavia, un'assenza importante al salto a due, uno dei nuovi arrivi last minute, cioè il lungo di peso Andrea Bartolucci, marcherà visita per una contrattura alla coscia, quindi riducendo ulteriormente il tasso fisico dei pavesi di coach Garetto. Pavia quindi schiererà Fossati, il giovanissimo che va nei 10, Brunelli, poi Vitali, poi Zennaro, Buscaino, Ferri, Mustacchio, Venturelli, Pavone e Lucaschiano. Per quanto riguarda invece Udine, agli ordini di coach Lino Lardo, Udine manda referto Pinton, Marchetti, Poltroneri, Castelli, Vanuzzo, Zacchetti, Truccolo, Nobile, Ferrari e il giovane Michele Maran. Dicevamo, in sede di presentazione, le situazioni alle quali molto diverse, alle quali le due squadre vanno ad approcciare il match. Pavia ha avuto appunto un calendario decisamente difficile, quindi un doppio scoglio veramente arduo per questo incipit di stagione.
Ad Orzinuovi aveva approcciato con ottime cifre dal campo, un sontuoso 7 su 8 dall'arco dei tre punti che ha consentito alla truppa di Garetto di menare le danze per un quarto e mezzo. Poi però i pavesi sono entrati in sciopero bianco, Orzinuovi ha cominciato a far valere la maggiore profondità di organico e uno spessore fisico decisamente superiore rispetto ai pavesi, ha guadagnato gradualmente il centro del ring, strappando clamorosamente fra il secondo e il terzo quarto e andando a vincere con margine di scarto decisamente ampio. Piuttosto agevole invece il primo turno, l'impegno casalingo che Udine ha avuto nel avvio di campionato. I friulani si sono imposti con però 87 a 65 nell'esordio con Lecco. Dopo un primo quarto in equilibrio, i ragazzi di Lino Lardo hanno breccato nel secondo, poi hanno gestito e allungato fino a toccare il ventello di margine nel quarto periodo. Molto diversa anche la profondità di organico. Udine chiaramente una delle candidate alla promozione, ha chiaramente un organico di grande profondità, un organico anche di grande qualità e di esperienza. Pensiamo a giocatori come Vanuzzo, passato nel giro di pochi mesi dal triplete con Sassari nella massima serie al campionato di Serie B. Pensiamo anche a un giocatore come Joel Zacchetti, che ha importanti trascorsi nella massima serie, o ancora a Mauro Pinton, a Castelli, per non parlare del bomber Poltroneri che ha subito scritto 21 nel match di esordio. Maria chiaramente non ha caratteristiche di questo genere, non ha giocatori di questo genere. Tra l'altro abbiamo ricordato in precedenza dell'assenza di Bartolucci, che dovrebbe essere il primo cambio dei due lunghi titolari, cioè di Buscaino e Pavone, quindi rotazioni che sono ulteriormente ridotte per Paolo Garetto. Tra l'altro il coach milanese sta inserendo ovviamente gli acquisti dell'ultimo minuto, dell'ultima settimana prima dell'avvio di campionato, e cioè Paolino Vitali e Andrea Bartolucci, che era arrivato per dare maggiore sostanza ai rossoneri di casa sotto le planche. Andremo ad analizzare questa partita in compagnia del collega Marco Barzizza della provincia pavese, al quale chiediamo subito un intervento intanto che andiamo a vedere quali saranno gli starting five. Pavia che ovviamente parte con animo piuttosto leggero, il pronostico è tutto dalla parte degli ospiti. Sì, assolutamente, pronostico sicuramente in favore di Udine, che oltre ad essere favorita oggi è favorita probabilmente insieme a Orzinuovi e Bergamo per la vittoria finale, quindi insomma saranno sicuramente le tre squadre e sono le squadre che si sono attrezzate meglio, che hanno costruito proprio la formazione per cercare il salto di categoria. Pavia poi, come dicevi giustamente tu prima, è ancora abbastanza in costruzione, una squadra in costruzione, perché Vitali e Bartolucci sono arrivati ultimamente, Bartolucci oggi non c'è neanche, quindi insomma sarà un test quantomeno per vedere Pavia a che punto è di questo processo di crescita iniziale. Perfetto, squadre ancora radunate attorno ai rispettivi coach. Pavia dovrebbe partire presumibilmente con Fossati in cabina di regia, con Venturelli, per cui si profila una sorta di derby, visto che il tiratore è originario di Tolmezzo, quindi in provincia di Udine. Nello spot di numero 3 giocherà Alessandro Ferri, uno dei volti nuovi, ex Crema, e la coppia di lunghi sarà formata da Damian Buscaino, uno dei tre elementi confermati dalla scorsa stagione, e dal neo arrivo Maurizio Pavone, giocatore di classe 84 che Pavia ha inseguito a lungo per dare una aggiunta importante, un'importante addizione in termini di fisicità e di cattiveria nel pitturato. Per quanto riguarda Udine, adesso andiamo a vedere se Lino Lardo ripartirà da quello che è stato lo starting del primo turno. Qualche variazione invece, perché vediamo cambiato Zacchetti, quindi probabilmente non parte Capitan Vanuzzo. Si partirà con Gianluca Marchetti in regia, con Riccardo Truccolo nello spot di numero 2, Truccolo tra l'altro è un ex ma ne parleremo più avanti, con Poltroneri in numero 3, con Riccardo Castelli alla forte e con Zacchetti a presidiare i cristalli. Diciamo, Riccardo Truccolo è un ex, arrivò a Pavia nella stagione leggendaria di Pavia, quella in cui nel 2006-2007 Pavia arrivò a giocarsi la Serie 1 in finale con Pesaro. Ricchi allora era un baldo ragazzino di 17 anni con un gran potenziale tecnico, poi non ha probabilmente tenuto fede fino in fondo alle grandi aspettative, ora è ritornato alla alma mater Udine e questa sera
giocherà nelle vesti di ex. La penetrazione di Castelli, lo scarico fuori per Truccolo, si va da Marchetti, Pavia che prova a lavorare forte in difesa, sicuramente una delle chiavi necessarie perché Pavia possa rimanere in contatto è una intensità difensiva assolutamente ai limiti. C'è la prima palla persa per i friulani, c'è un'infrazione di passi fischiata a Truccolo, Udine che prova ad allungare a tutto campo la propria difesa, il pallone controllato da Ferri che va sotto da Damian Buscaino marcato da Castelli, fuori per Ferri che attacca dal palleggio, una finta e si butta dentro, buona soluzione per l'estrema effettuato dal Ferro, rimbalzo controllato da Zacchetti, Udine che riparte da Marchetti, fuori per Poltroneri, per Truccolo, va a giocare l'uno contro uno di Zacchetti che però ribalta per Marchetti, ancora fuori da Castelli, 9 secondi per andare al tiro per i ragazzi di Lardo, la penetrazione e lo scarico di Marchetti per il morbido semigancio del cuore del pitturato con cui Castelli mette il primo vantaggio friulano. Pavia riparte con Fossati, Buscaino molto fuori, che andrà con il consegnato per Fossati, va poi a giocare il pick and roll, Venturelli che prova ad attaccare il ferro, c'è la buona difesa di Riccardo Truccolo che sporca l'iniziativa del gannerito al mezzo, solo 4 i secondi per completare questo possesso, Pavia che ha costruito davvero poco, ora sarà costretta ad andare a forzare una soluzione, la forza Fossati, è morbida la conclusione del esperto regista di caso che impatta a quota 2. Difese Marco che stanno lavorando piuttosto forte in questi primi possessi, attacchi che hanno trovato soluzioni piuttosto improvvisate quasi allo scadere. Sì, decisamente, due attacchi praticamente uguali. Da notare ho visto subito la difesa di Truccolo molto forte su Venturelli, chiaramente cercheranno sicuramente di tenere fuori dal gioco anche adesso una palla persa. Cercheranno di tenere fuori dal gioco Venturelli che chiaramente è l'elemento più pericoloso dell'Edim, insomma, è noto. Primo fallo per Roby Fossati sulla penetrazione del playmaker Marchetti. Rimessa per la GSA Udine in zona d'attacco. Difesa che sembra rimanere rigorosamente individuale. C'è un accenno invece di zona 2-3. Vediamo se sarà liscia o gassata. C'è la tripla in angolo concessa però a Poltroneri, quindi Udine che va avanti 2-5. Ora verificheremo se si tratta di una 2-3 con o senza adattamenti matchup. La via che torna in attacco, c'è l'uscita forte di Zacchetti su Fossati, c'è il ribaltamento di lato per un tiro comodo di Ferri che sbaglia ma recupera il rimbalzo lungo, la fida a Bobe Fossati che la converte nel migliore dei modi, tripla anche per Bobe Fossati, sono 5 punti del regista pavese e Edimes che rimane in contatto, il consegnato di Castelli per Truccolo, palleggio, arresto e tiro da lunga distanza, mattonata per l'ex di turno, rimbalzo controllato da Pavoni, ora affida a Fossati il compito di superare la metà campo, quasi 3 giri di orologio sul tabellone, l'uscita di Ferri marcato da Poltroneri, il taglio di Venturelli si prende un vantaggio, la zingarata di Venturelli che scarica per Fossati, tiro da 2 punti sbagliato, rimbalzo solo maglie bianconere, controllo di Zacchetti per Marchetti, nuovo possesso per la truppa ospite, la difesa forte di Pavone che non vuole concedere il quarto di campo facile a Zacchetti, il lungo ospite che va a lavorare in maniera illecita, quindi buona difesa di Pavese, fallo in attacco fischiato a Joel Zacchetti, nato a qualche chilometro da qui, precisamente a Casolate Primo, quindi al confine tra la provincia di Pavia e quella di Milano. La rimessa si occupa Michele Venturelli che ora porta palla, supera la metà campo il numero 15 Pavese, tabellone che recita 5 pari, difesa forte, l'attacco al ferro, Venturelli con la sua classica azione in penetrazione va a prendersi un contatto e il primo fallo per il playmaker ospite Marchetti, ex Barcellona Pozzo di Gotto, 15 punti per lui nel match di esordio portato a casa da Udine.
la ricezione di Venturelli finisce per le terre Fossati. Venturelli va forte ad attaccare il ferro nel cuore di difesa. Rimbalzo controllato da Zacchetti. Marchetti rischia di perdere palla, ma va a recuperare il controllo della stessa. 6 minuti a giocare. Si muove il numero 1 ospite, Riccardo Castelli. Il Pizzolengo è molto giovane, che iniziò ad Asti esattamente come il primo fallo nella situazione di aiuto da parte di Ferri. 6-11 da giocare per secondo fallo di squadra per ragazzi di coach Paolo Rato. Ovviamente, appunto, l'abbiamo più di volte sottolineato, la necessità di fare una partita difensiva assolutamente feroce per i biancorossi di casa, cercare probabilmente una partita punteggio basso, perché giocare chi segna di più con una squadra dal talento offensivo e dalle risorse importanti come Udine sarebbe davvero suicidio. Intanto fa veramente grassa Pavia, visto che Riccardo Castelli si prende una tripla con 2 metri di spazio, ma la manda sul ferro. C'è il secondo fallo in attacco, tra l'altro, di Joel Zacchetti, quindi subito cambio chiamato da Dino Lardo, dentro Manuel Vanuzio, quarantenne che si rimette in gioco con un palmarès importante che recita Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, agguantate l'anno scorso con la maglia della Dinamo Sassari. Venturelli che come al solito lavora molto bene in uscita dai blocchi. Il secondo fallo anche per Riccardo Truccolo, che sta ovviamente cercando di negare quanto possibile buone ricezioni al bomber Pavese. Quarto fallo di squadra per Udine, questa comunque è una discreta notizia per Pavia, che Udine che va al bonus. La ricezione di Venturelli, cambio di mano, ma fino in fondo con la percussione, sbaglia, ma Pavone che prova a lavorare, comunque dà fastidio l'ingombro del Torino. I lunghi friulani scivolano e Pavia potrà Pavia che dovrà essere brava e molto attenta a variare la dimensione dei propri possessi offensivi, per quanto il roster friulano abbia un importante spessore sotto canestro. È chiaro che Pavia non può accontentarsi della dimensione perimetrale, che ha detto molto bene, ma ovviamente non può essere l'unica dimensione dell'attacco di casa. Si prolungano le operazioni di scrittura del parquet di casa, arbitri non ancora soddisfatti, direttamente coi piedi, procede con modalità piuttosto artigianali alla sciugatura del parquet nei pressi del cristallo di casa. Squadre che sono partite ovviamente con polveri bagnate. 1-5 per Pavia, 1-7 dal campo per Pavia, 2-5 per Udine in questo momento. Le difese stanno sicuramente sporcando le soluzioni offensive. Ora c'è una posizione interna presa da Buscaino che viene servito. Giro e tiro per Damian che sbaglia, controllato da Marchetti, che prova a spingere la transizione, finisce il recupero di Ferri, pallone che va in Castelli, il consegnato, la finta di Vanuzzi, la finta di Pavone, la lettura del lungo friulano non è pienamente completa, la seconda palla persa. Può ripartire. Boa di 5 minuti di gara, che viene superata in questo momento. Tabellone inchiodato sulla parità, un punteggio molto basso, 5 pari. La ricezione di Ferri, l'uscita di Pavone che prova una soluzione per l'inedita, poi va a scaricare per Ferri in angolo da Buscaino. La tripla del gaucho di Buenos Aires è il primo vantaggio nel match per Pavia, che va avanti 8-5. Soluzione pesante dell'oriundo Ido argentino, ricezione di Vanuzzo, molto buono la lettura del capitano friulano. C'è la ricezione interna di Poltroneri, su di lui spende un
sulla rimessa di Udine, soluzione che abbiamo già visto, presumibile il passaggio di Pavia a zona 2, soluzione alla quale Garetto ci ha molto spesso abituato già in passato. La penetrazione di Poltroneri, lo scarico per Marchetti che ha una tripla col spazio, morbida l'esecuzione stabile, canestro che viene dato però da due punti, quindi Pavia che mantiene una sola lunghezza di margine, 8-7 avanti Pavesi, c'è l'uscita forte di Castelli, buona lettura di Costati per Buscaino che si apre in angolo e mette due punti, quindi 5 punti in fila per l'argentino di Buenos Aires, e Pavia avanti 10-7, Pavia che continua a lavorare ora con si chiude moltissimo in area, la penetrazione per il tiro dall'angolo di Vanuzzo, soluzione che finisce corta, rimbalzo va comodo Maurizio Pavoni, la penetrazione con carico per Fossati che avrebbe una mezza idea di cercare nel pitturato Pavone che ora va a bloccare il blocco, Fossati che sceglie di andare dalla parte di Pavone ma c'è su di lui un il secondo per il numero 5 Marchetti e Udine già in bonus, quindi due tiri liberi a disposizione di Roby Fossati, c'è però il primo minuto tomato da Rino Lardo, 10 per Pavia, 7 per Udine, Pavia andrà in lunetta. Marco, una buona partenza di Pavia che sta giocando la partita che deve giocare. Sì, assolutamente, sta giocando una buona partita soprattutto difensiva. Come abbiamo visto appunto con questi cambi da zona uomo rapidi. Udine magari non se l'aspettava, pensava magari probabilmente di venire a fare, non dico una passeggiata, ma quasi. E invece Pavia sta tenendo bene, soprattutto con i vecchi poi in attacco, Bussati e Buscaino hanno segnato solo loro. 5 punti a destra, quindi insomma sono l'attacco finisce solo loro. Chiaramente per adesso ancora fuori dai giochi Venturelli, ma ovviamente si sa che è lui poi l'arma principale di questa squadra, anche se ci aspettiamo anche da Ferri e Pavone qualcosa di importante, oltre che poi da Vitali, che sicuramente dalla panchina è un elemento che qualcosa lo può dare. Assolutamente sì, per il momento Pavia che va avanti con i primi 5, ma dalla panchina Polino Vitali potrebbe essere un'addizione importante anche per provare a scompaginare le carte con le sue caratteristiche da giocatore da campetto. Giro di cambi per Lino Lardo, vediamo Mauro Pinton schierato con il numero 13, quindi che affiancherà in regia Marchetti. Quindi c'è un cambio per Riccardo Truccolo che ha sicuramente lavorato forte in difesa ma anche poco in attacco. L'abbiamo chiamato, ecco, cambio anche per Pavia, puntualissimo. Ferri è dentro Paolino Vitali, c'è comunque curiosità proprio perché ovviamente per Vitali si tratta del debutto assoluto davanti al pubblico amico sul parquet del Pallaravista, visto che si tratta di un acquisto davvero arrivato l'ultimissima settimana prima dell'avvio del campionato. 2-2 per Boe Fossati, sono 7 punti per il capitano regista pavese, Pavia avanti con massimo margine 12-7, la ricezione di Mauro Pinton, su di lui in difesa Paolino Vitali, Pavia che è tornata a difendere uomo, ora c'è un mismatch piuttosto evidente, va a giocarselo spalla canestro Poltroneri, il giro e tiro molto buono, lo step back di Poltroneri, giocatore di grandissimo talento offensivo che punisce la marcatura di Venturelli. Udine che chiude questo mini break 12-9 avanti Pavia, a eccezione di Buscaino che attacca con ottima personalità, con grande decisione Castelli, c'è il ritardo nella chiusura del lungo ex Casal Pusterlengo, sono altri due tiri liberi per Damian Buscaino che è partito davvero molto determinato. Speriamo che il giocatore argentino riesca ad avere maggiore continuità perché alle partenze forti ha piuttosto abituato, il suo problema forse è un problema di continuità alla distanza. Garetto molto attento a dosare le energie dei suoi, c'è un cambio per Fossati che ha giocato 7 minuti di qualità davvero notevole, dentro Giulio Zennaro, altro nuovo volto in casa Edimes. È stato anche un cambio per quanto riguarda Maurizio Pavone, vediamo Luca Schiano che sarà costretto gioco forza a riciclarsi nello spot di numero 4 per il quale sicuramente gli manca qualche centimetro e soprattutto parecchi chili, ma l'assenza di Bartolucci chiaramente riduce le opzioni sotto canestro per Garetto.
Cuscaino che va per il 2-2. Davvero corposo il bottino di Damian Cuscaino, anche lui è arrivato a 47 punti. Palleggio, arresto e tiro e tripla per il giovane Nobile, che mostra assoluta personalità. Quindi ora a sostituire lui nello spot di playmaker Marchetti. 14 per chi attacca, 12 per chi si difende. Zennaro che va a puntare, va fino in fondo, conclusione Mancina che sbaglia, rimbalzo controllato da Manuel Vanuzzo. Udine che può ripartire, può andare ad impattare. 2 minuti e 11 per il primo pit stop, la ricezione di Poltroneri, su cui lavora Venturelli. Castelli che ha spazio da 3 punti e la mette. Cuscaino che è uscito con eccessiva pigrizia, c'è il sorpasso, due triple per andare avanti, 6-0 il parziale, con Udine mette la testa avanti, 14 Pavia, 15 per TSA, 15 pallacanestro udinese. Venturelli che lavora, 9 secondi, tripla piuttosto estemporanea, piuttosto sballata la conclusione del tiratore friulano. Pavia che ha lavorato poco e male negli ultimi due possessi. Buona invece la lettura di Poltroneri, la linea di fondo di Castelli che va in angolo da Nobile, che ribalta per il tiro pesante frontale di Pintone. E come se ce ne fosse la necessità, 3 triple in fila e Udine che va a più 4. Una dimostrazione, direi, nel giro di tre possessi dell'enorme offensivo a disposizione di Lino Lardo. Sì, assolutamente, appena hanno innescato la marcia, hanno segnato 3 triple in fila e hanno, con questo possesso, sono andati avanti facilmente. Chiaramente si sa che è una squadra così, è una squadra sulla quale bisogna continuare a lavorare, stare giù sulle gambe, faticare e cercare di fargli fare il massimo della fatica. Chiaramente adesso hanno preso fondamentalmente gli ultimi due tiri aperti, quindi liberi, chiaramente le doti tecniche non si discutono, quindi ci sta. Pavia deve fare quello, come direbbe Pianigiani, un extra sforzo. Mi permetto questa citazione, perché questa partita credo che veramente ci voglia qualcosa in più per cercare di portarla a casa. Sì, non a caso in effetti Udine è arrivata a costruire buoni tiri, chiaramente con un'importante addizione dalla panchina, visto che le soluzioni pesanti sono arrivate da Pintone, sono arrivate anche da Nobile, ma anche dopo alcuni possessi in cui Pavia aveva fatto lavorare poco la difesa dei friulani, andando a forzare troppe situazioni. Siamo dopo il rendezvous con gli allenatori, c'è un ulteriore cambio, abbiamo in campo il numero 14, il friulano doc Michele Ferrari, che chiaramente sfrutta appieno la profondità del proprio organico, andando tra l'altro a lavorare a questo campo con la propria difesa. La ricezione di Zennaro, che andrà a fare la metà campo, mancato la quarta faccia da Valerio Nobile, uscita forte di Vanuzzo, Schiano che va ad attaccare, piuttosto timida però la conclusione, che muore sul primo ferro, la soluzione del numero 20 Pavese, rimbalzo va a comodo Vanuzzo. Ora Udine ha un possesso per allungare, si entra nell'ultimo minuto di gioco in questo primo periodo. La ricezione di Pinton per Nobile, per Poltroneri, il consegnato di Ferrari per Pinton, il cambio difensivo accettato. Ora c'è la ricezione interna di Ferrari, molto buono il gioco a due, molto buona la lettura di Pinton per la soluzione interna. Ora il terminale comincia ad essere sostanzioso, Udine avanti 14-20, quindi più 6 per i friulani. Venturelli sotto da Cuscaino, c'è un evidente mismatch, ora vediamo come il gaucho andrà a sfruttarlo, lavora con il fisico, sbaglia il semigancio, rimbalzo però è controllato ancora dal gaucho, che va a prendersi una tripla frontale, importantissima la giocata di energia prima e di classe poi di Damian Cuscaino, che va a toccare la doppia cifra, sono 10 punti dell'italo argentino di Buenos Aires. Pavia che prende ossigeno, 17 per chi difende, 20 per chi attacca. La ricezione di Pinton piuttosto evidente, l'infrazione di passi del giocatore ex Sassari. Buona la difesa su lui di Giulio Zennaro. 5 secondi per questo possesso, Pavia che proverà a capitalizzare al massimo. Palla Venturelli e zingarata dell'esterno ex Orzinuovi, che non mette la tripla. Primo quarto che va in archivio, 17 Edimes Pavia, 20 CSA
Udine, andiamo a dare un'occhiata alle cifre di questo primo periodo. Pavia che chiude con bilancio offensivo limitato a 2 giocatori, 7 di Fossati, 10 di Buscaino, che ha un ottimo 3-5 dal campo con 2-2 nelle mezze. Tutti gli altri giocatori non hanno realizzato. Più distribuito ovviamente il fatturato offensivo di Udine, che ha 5 punti da Castelli, 2 da Marchetti, 5 anche da Poltroneri. Non hanno realizzato né Zacchetti né Truccolo. 3 punti portati invece in addizione dalla panchina per Nobile, 3 anche per Mauro Pintone, 2 da Ferrari, mentre come sta Manuel Vanuzzo, che in questo momento si è limitato ad una partita di letture e di lavoro a rimbalzo. Sono 3 i rimbalzi difensivi portati a casa dal capitano friulano. Primo quarto che quindi è in archivio. Lardo, che ha dato fino in fondo, ha tinto a piene mani dalla sua panchina, avendo risposte sicuramente importanti. Possiamo dire che la scossa è stata davvero significativa, visto che Udine ha fatto il break sostanzialmente con i suoi cambi. Sì, sì, assolutamente. La panchina di Udine, che finora sta facendo la differenza, di quella di Pavia, anche se sottolineerei il fatto che comunque Gavetto ha già impiegato 8 giocatori su 10, sostanzialmente poi quelli che giocano solitamente. Questo potrebbe essere comunque un'iniezione di fiducia anche dell'allenatore verso giocatori che comunque devono dare qualcosa in più, soprattutto quindi quelli della panchina, Schiano, Vitali stesso, insomma devono entrare in partita da subito, e il fatto di averli già inseriti nel primo quarto comunque può essere un segnale. Poi il problema è che anche gli altri comunque devono cercare di portare un contributo, un mattoncino anche in attacco, perché chiaramente Pavia non si può affidare solamente a Fossati e Buscaino, anche perché insomma Fossati anche non è più un giovincello, quindi ha anche bisogno di qualcuno che gli dia il cambio, insomma. In effetti, classe 1978, il capitano pavese, davvero un evergreen. La scelta di Garetto di ricorrere a questo platoon system è anche probabilmente spiegabile dal punto di vista dell'intensità difensiva che Pavia, abbiamo detto in precedenza, la necessità di mantenere davvero molto molto elevata per tutti e 40 minuti. La ricezione di Vitali, che mette palla per terra, la finta sulla quale va Pinton, c'è il fallo fischiato al numero 13 friulano. La cinquantina di tifosi friulani al seguito non è particolarmente in sintonia con la valutazione. Va a ricevere da Fossati. Udine ora proverà a premere maggiore aggressività nella metà campo difensiva. Sportellate tra Pavone e Vanuzzo. Morbida la soluzione in arresto tiro e primi 2 punti per Ferri. Alessandro Ferri, lo diceva, di nascita giovanile a Casal Pusterlengo, l'anno scorso a Crema in DNB alla corte di del coach pavese Pat Baldiraghi. Abbiamo che torna all'incollatura, 19 per chi lavora in difesa, 20 per chi attacca. La presa da 8 metri di Manuel Vanuzzo, morbida l'esecuzione del quarantenne, dicevamo, no? Con enciclopedica esperienza a questi livelli. Lo ricordiamo fare moltissimo male negli anni di Serie A2, per esempio a Messina. C'era una palla persa di Ferri e recupero di Riccardo Truccolo, che Leonardo ha riproposto nei primi 5. Il lavoro in palleggio, il pick and roll con Vanuzzo, la ricezione e il tiro cadendo all'indietro di Vanuzzo. 5 punti di classe pura per Manuel. Tabellone che si muove, sorride sempre ai bianconeri ospiti. 19 per chi attacca, 25 per chi si difende. La ricezione di Buscaino, che va ad attaccare forte, poi scarica per Paolino Vitali, per Fossati, poi un contatto lontano dalla palla, c'è il fallo fischiato al numero 14 friulano Michele Ferrari, che ha provato a lavorare su Buscaino. È il primo fallo per il numero 14 ospite. Via che deve ovviamente cercare di rimanere in contatto, non può concedere break importanti a una squadra che ovviamente ha anche tutta l'esperienza del mondo per gestire situazioni di vantaggio. Eccezione di Vitali, la percussione con sottomano morbido che l'esterno con tanta esperienza nelle minors milanesi, che poi esplose a
San Giorgese per poi andare a giocare ottime stagioni in DNB, prima a Tortona e l'anno scorso a Cento. La situazione di Panuto, lui viene fischiato un fallo, la spinta di Damian Buscaino e il secondo fallo per il Gaucho Pavese, la rimessa in zona d'attacco per Maria, che rimane in scia, 21 perché difende, 25 perché attacca. Maria che come sempre sulle situazioni di rimessa va in zona 2-3, zona fronte pari con la ricezione di Vanuzzo, che però non si intende con Pinton, palla persa per Vanuzzo, l'arresto e tiro di Paulino Vitali che sbaglia, ma c'è un buon lavoro a rimbalzo dinamico di Damian Buscaino, che sta giocando finora una partita di spessore assoluto. Pavia che guadagna il possesso, Vitali che ha provato un arresto e tiro che è sicuramente nel topica clamorosa, palla persa per Vitali direttamente sulla rimessa, c'è il recupero di Udine che ora prova a andare a punire il gentile omaggio Pavese, va con quarto di campo per Vanuzzo che ribalta per la tripla di Pinton, molto morbida la soluzione però da due con Pinton che ha calpestato l'arco dei 6.75, buon per Pavia che limita il danno e comunque il tabellone dice 21 Edimes, 27 GSA Udine, quindi 6 le lunghezze di margine, davvero sanguinosa la palla persa di Vitali, ora il mismatch che Pavia va a toccarsi con Buscaino che lavora sul perno, il sottomano ha portato il tabellone sbagliato, non granché questo tocco dell'argentino, ora transizione condotta a 2000 all'ora e conclusa da Ferrari. Udine che sale a più 8, 21 Edimes, 29 GSA. Marco, con Udine davvero non puoi permetterti nessun tipo di esitazione, nessun tipo di regalo. Pavia in attacco deve lavorare rasentando la perfezione o quasi. Sì, assolutamente, è stata la dimostrazione la palla persa sulla rimessa abbastanza banalmente da Vitali. Non, in una partita del genere proprio non ti puoi permettere la minima disattenzione, il minimo errore, perché questi ti puniscono sempre, infatti da che eravamo lì nuovamente a meno 4 siamo andati, Pavia è volata a meno 8, quindi insomma la differenza poi le fanno le piccole cose, quando si fanno comunque così pronte, così talentuose, devi veramente stare attento anche alle piccolissime cose. Assolutamente sì, sul cambio difensivo è stato un fallo speso da Pavone che sulla penetrazione di Ferrari, una tripla per Riccardo Truccolo, rimbalzo offensivo di Manuel Vanuzzo, Pavia che va ancora in zona fronte pari, c'è stato anche un cambio con dentro Schiano per consentire a Buscaino di rifiatare, tripla di Riccardo Truccolo, Udine che va al massimo vantaggio, più 9, ora pronto sulla sede dei cambi Michele Venturelli, per Riccardo Truccolo sono i primi tre punti in questo match, uno su tre dalla lunga per lui, la ricezione di Fossati su di lui va molto aggressivo Nobile, la soluzione in arresto e tiro del regista di casa, Pavia che ora tornerà uomo contro uomo, il taglio di Ferrari che ora trova accoppiato a Pavone, con un altro mismatch pericoloso per Pavia con Vanuzzo contro Schiano, non serve però andare in lettura visto che c'è una penetrazione piuttosto comoda concessa a Riccardo Truccolo, sono 5 punti in fila per il giocatore nato a Pordenone, fallo speso da Nobile sulla penetrazione di Roby Fossati, altro doppio cambio di qualità assoluta, vanno a sedersi Vanuzzo e Valerio Nobile, dentro Marchetti e Joel Zacchetti, quindi per l'inorato è sempre un bel andare. Tabellone che dice 25 Edimes, 34 GSA Udine, 5-07 da giocare in questo secondo periodo di gioco, la ricezione di Venturelli serve sicuramente per l'attacco pavese, un che Venturelli cambi marcia, la tripla piuttosto forzata da Bobbe Fossati, ma in effetti Pavia deve provare altri poli offensivi affidabili, Venturelli sta mancando in maniera assolutamente clamorosa, Marchetti va da Zacchetti molto fuori, la ricezione di Pinton, gran blocco di
Zacchetti, Vitali che si stampa clamorosamente, non riesce a difendere sul pick and roll. Udine che prende il largo, massimo vantaggio per i Fiorani, Pavellone che dice 25 a 37, la ricezione è piuttosto complicata di Vitali che va ad attaccare, scaricare per Venturelli, la finta di Fossati, è costretto all'arresto e tiro, sbagliato, Buscaino che prova a lavorare ma Zacchetti meglio di lui a rimbalzo, la transizione per Udine, la ricezione di Zacchetti che ributta fuori da Truccolo, Udine ora può lavorare a difesa schierata. Marchetti marcato da Vitali, sicuramente non è un difensore di vaglia, lo scarico del playmaker ospite per Zacchetti che va lungo con il semigancio, Vitali via che deve darsi una scossa in attacco, serve, lo ripetiamo una volta in più, il miglior Venturelli, il lavoro in pick and roll di Vitali che cambia lato da Venturelli che prova a premiare la posizione interna profonda di Pavone, su di lui spende un fallo Zacchetti, il terzo fallo del numero 7 friulano. Vediamo se Lino Lardo gli andrà a concedere un altro tiro in panchina, rimane in campo il lungodinese, continua intanto chiaramente se lo possono permettere senza perdere di qualità e di intensità. Venturelli la finta da tre punti, c'è il buon lavoro difensivo su di lui, l'intercetto di Riccardo Truccolo, che ora ha sicuramente preso confidenza dopo i 5 punti in fila e va a mettere i 7 in fila con penetrazione e aiuti difensivi che non vanno a riempire l'area. E Udine piazza l'allungo importante, 25 a 39, va ad assestarsi sul più 14, direi Marco la tutta la differenza del mondo l'hanno fatta le rotazioni davvero ampie di Udine che consentono buona intensità difensiva e comunque grandi letture sempre di gran qualità in attacco. Sì, chiaramente avendo più possibilità di rotazione tutti i giocatori sono più freschi, quindi già hanno sicuramente hanno qualcosa in più tecnicamente, in più riescono a essere più freschi, quindi chiaramente tutto diventa più facile, insomma, se sai che puoi contare sul giocatore della panchina che comunque può farti un Truccolo, poi lo so, mettere Vanuzzo e sapere che ti piazza la bomba, comunque che è un giocatore che dà che incide all'interno di una partita anche magari quando sembra un po' fuori dal gioco, come sembrava fino a, insomma, al primo quarto non aveva realizzato nessun punto. Tuttavia, come dicevamo prima, è chiaramente un cantiere aperto e comunque questa probabilmente non è è un test sì probante, ma ovviamente quello che stiamo vedendo adesso sembra già una partita che sembra insomma avviata verso una fine anticipata, mettiamola così. Anche perché in questo secondo periodo le cifre ospiti sono salite in maniera esponenziale, tira con un sontuoso 8-9-11 due punti, quindi 81%, è chiaro che Pavia sta sicuramente mancando in fase di chiusura difensiva, mentre l'attacco pavese sta cominciando ad essere probabilmente troppo manocorde, 37% complessivo, 9 su 24 per i ragazzi di Garetto, che ora provano a trovare un'alternativa con Vitali, la ricezione di Pavone, che prova a lavorare con un paio di finte sul perno, ora va a raccattare una palla vagante. Per Fossati 10 secondi per chiudere questo possesso piuttosto rocambolesco, Fossati costretto a inventare, lavora con grande esperienza per andare a prendere un contatto in penetrazione, potenziale gioco da 2+1, prova ad urlare per scatenare la reazione dei compagni, gran giocata davvero del numero 4 pavese, ma Pavia continua a faticare in attacco, l'attacco di Pavia è tutto in due uomini, sono 10 per Buscaino, sono 11 per Fossati, 4 punti invece portati in dote da Alessandro Ferri, ma chiaramente una squadra come Udine non può, con la possibilità di lavoro difensivo, non può concentrare le proprie attenzioni solo su 3 poli offensivi, è necessario che Venturelli si metta in partita al più presto. Punti che viene convertito da Roby Fossati, 2.45 per la
sirena di metà gara, Pavia che prova a rintuzzare qualcosa, 28 per chi difende, 39 per chi attacca, Pavia che torna a meno 11, Udine che supera metà campo, Pavia che prova a allungare la difesa, ma concede un tiro piuttosto comodo a Castelli che sbaglia. È anche difficile ovviamente per Paolo Garetto inventarsi particolari alchimie. Ora la penetrazione di Venturelli, c'è la buona chiusura della difesa ospite su Buscaino, la tripla in angolo importante di Venturelli che finalmente può gridare al gol. Primi tre punti per l'artigliere di Tolmezzo. Pavia che torna a meno 8, puntuale il minuto di sospensione chiamato da Lino Lardo, 2:17 per andare all'intervallo lungo, parziale di 6-0 per i padroni di casa. È chiaro che lungamente invocato, Venturelli si è finalmente battuto il primo colpo, non poteva esimersi visto che la tripla costruita era davvero un'occasione molto chiusa. Pavia deve necessariamente vivere di queste fiammate, ma... Sì, deve vivere di queste fiammate, più che deve vivere, vive, nel senso che non dovrebbe vivere solo di queste fiammate, ci vorrebbe anche un altro po', chiaramente poi in momenti di qualità ci si appella a tutti i santi possibili, e San Venturelli è uno di quelli. Probabilmente deve vivere di quello che Udine concede, esatto, forse esatto, cioè, è più corretta questo tipo di definizione. Squadre che ritornano a guadagnare il centro del parquet. Garetto che va con i suoi pretoriani, quindi rimane con Paulino Vitani nello spot di numero 3, Fossati e Venturelli, e i due lunghi sono ancora Pavone e Damian Buscaino. Per quanto riguarda Udine invece ancora minuti per Valerio Nobile, che ha dato sicuramente un buon impatto in attacco ma anche in difesa quando è stato impiegato. Castelli che si occupa della rimessa, Nobile che va a portare palla, Pavia che prova ad allungare a tutto campo la difesa, Udine che supera la metà campo, ora c'è un spazio in angolo per Truppolo che non spara la tripla, c'è un buon ribaltamento per Pontroneri, tripla sballata, rimbalzo, lavora forte Pavone. Ora importante questa variante tattica, è chiaro che Pavia deve provare a speculare su ogni tipo di situazione tecnica. La ricezione di Buscaino che non sa bene cosa fare, prova a ribaltare per Fossati che legge il mismatch, attacca in palleggio e fa una gran cosa, attacca Castelli e va a mettere un arcobaleno. 14° punto per il Bove che sta giocando una partita a tutto cuore ma anche di contenuti tecnici davvero notevoli. Pavia che torna a meno 6, prova a sfruttare l'onda lunga, questo parziale di 8-0. Nobile fuori per Truppolo, ribalta in angolo a Poltroneri, tripla molto molto comoda. Poltroneri che non può esimersi, come diceva il grandissimo Aldo Giordano. Mette la tripla e chiude questo parziale interno di 8-0. Udine che torna a più 9, 33 per chi attacca, 42 per chi difende. Ultimo giro di orologio in questo primo periodo, la tripla con... fuori dai blocchi, buonissima esecuzione, molto rapido nel rilascio del pallone Paulino Vitali. Quinto punto per Vitali e Pavia che continua a tener botta, lunga la tripla di Truccolo, lavora forte a rimbalzo Pavone e ora si prende un campo aperto, anzi rinuncia perché va da Venturelli. Paulino Vitali, abbiamo detto, giocatore assolutamente inoccolato, molto particolare, attaccante di grandissimo talento con diverse soluzioni da giocatore di campetto. Penetrazione di Fossati che pesca il contatto, il secondo fallo per Nobile, ma davvero partita clamorosa di Roby Fossati. 14 punti per lui, 5 su 8 complessivo dal campo, un paio di assist. Un giocatore che, essendo nato e cresciuto qua, sente le partite in modo particolare. Sì, assolutamente, lui è proprio il capitano vero, insomma, lo dicono anche tutti i suoi compagni, lo dicono quelli che l'hanno conosciuto negli anni passati e quelli che lo conoscono poi, insomma, di Pavia. Lui è l'anima di questa squadra ed è anche forse normale che sia lui poi a trascinare la squadra in questi momenti di difficoltà. Lui è stato anche oggi nuovo, tra l'altro, nella prima uscita, quindi diciamo che non stupiscono queste formazioni e speriamo che sia lui che possa, insomma, dare la scossa anche agli altri.
ovviamente, come sempre succede, appena abbiamo parlato benissimo del Bobby, clamoroso e inedito 0-2 in lunetta, cosa che forse non gli accadeva dai tempi della Juniores. La propaganda. 7 secondi per chiudere. Attacca il ferro truccolo Bobby Fossati, che va a spendere il secondo pallo. 3 pali di squadra per Pavia, che non è in bonus, ovviamente minuti di preziosissimo ossigeno per Fossati. Ultimi 7 secondi dentro il play di scorta pavese Giulio Zennaro, che cercherà di difendere forte in questa ultima soluzione offensiva per Udine, per rimettere il avversario. Francamente incredibile che non ci sia un ragazzino deputato all'asciugatura del parquet, ma siamo alla prima di campionato, diciamo che, vediamola così, siamo in rodaggio tutti, quindi non solo Garetto e i suoi giocatori. Di questa operazione si devono addirittura in barba all'ospitalità occupare Valerio Nobile, che il cognome, insomma, che ovviamente nome nomen, quindi veramente un gentiluomo, e lo fa con un sorriso sulle labbra. La ricezione di Nobile, Zennaro che va a spendere un fallo, il sul 9. Primo fallo per Zennaro, fallo che viene fischiato sul palleggio. È stata sicuramente una buona soluzione quella, lui aveva un fallo da spendere prima di andare in bonus, quindi ha comunque negato una ricezione, una soluzione offensiva. Ora 6 secondi da giocare, ancora il taglio di Nobile, la ricezione di Riccardo Truccolo che va in palleggio nel traffico e va a trovare una gran soluzione in mano destra, il coltello del burro. Ricky Truccolo, che ovviamente ai tempi della Serie A ricordavamo assolutamente innamorato del tiro da 3 punti e delle gran schiacciate, lo ricordiamo nel mondiale di 3 contro 3 giocato in un lontanissimo 2006 a Caorle, insieme con giocatori come Pieri e come Gatto. Partita che si chiude tra l'intervallo lungo con Pavia quota 36, Udine a quota 42. Comunque diciamo che probabilmente nei Desiderata Pavese questo tipo di scarto può essere mandato in archivio come una ottima soluzione. Pavia è comunque ancora in contatto e proverà a giocarsela, a rimanere in scia dei friulani anche nel terzo e nel quarto periodo. Andiamo a riepilogare quelli che sono i tabellini individuali per l'Edine Spavia. Sono 14 di Fossati, 10 di Buscaino, 4 di Ferri, 3 di Michele Venturelli, 5 di Paulino Vitali, mentre tutti i giocatori schierati da Paolo Garetto non hanno realizzato. Per quanto riguarda Udine sono 5 di Castelli, 2 di Marchetti, Zacchetti non ha realizzato, 8 di Poltroneri, 9 per Riccardo Truccolo, 3 per Nobile, 8 di Pinton, 4 per Ferrari e 5 di Capitan Vanuzzo. Dal Pallavizza di Pavia è tutto per questi primi 2 quarti di gioco che, ripetiamo, si sono conclusi con Edimes 36, GSA Udine 44. Paolo Rappoccio nuovamente in collegamento con il Pallavizza di Pavia. 30 secondi alla ripresa delle ostilità. Tabellone che riparte dalla 36 Edimes, 44 GSA, amici pallacanestro udinese, friulani che ovviamente stanno giocando un po' al gatto col topo con Pavia, imponendo chiaramente quelli che sono i diritti della classe, i diritti della stazza fisica e di una profondità di organico davvero clamorosa. Pavia comunque sta cercando davvero con testa e con cuore di fare la partita che deve fare, cercando di essere intensa in difesa e in attacco, di provare a far lavorare Udine fino in fondo. È chiaro, con un organico che ha sicuramente numeri ridotti rispetto a quello dei dirimpettai, del dirimpettaio Lardo, Garetto si sta abbastanza arrangiando. È chiaro che un giocatore come Ferri, che ha praticamente saltato tutta la preparazione precampionato, un giocatore come Schiano ancora parso abbastanza fuori dai giochi, è ovvio che le risorse offensive di Pavia, soprattutto se Venturelli fattura al termine dei primi 20 minuti la miseria di 3 punti, è chiaro che sono
particolarmente limitate. Si riparte, Pavia che riparte con Fossati, con Venturelli, con Ferri, con Buscaino e Pavone. Udine, si fanno sentire i 50 fedelissimi al seguito dei ragazzi di Nino Lardo. Riparte invece con Marchetti, con Truccolo, con Poltroneri, con Castelli e Manuel Vanuzzi. Primo possesso per i bianconeri ospiti, si muove in palleggio Marchetti, la ricezione di Truccolo che va in angolo da Poltroneri, su lui prova a difendere Ferri che regge il primo palleggio, poi però un'ottima lettura di Poltroneri per il taglio di Castelli che va a segnare e a subire fallo. Udine che quindi parte con l'incipit migliore possibile, un buon gioco a due fra Dalla Piccola e Dalla Forte, potenziale gioco da tre punti che Riccardo Castelli va a provare a perfezionare. A bersaglio con l'addizionale, giocatore di classe 1988, piemontese di nascita, ad Asti le sue prime esperienze. Fossati per il primo attacco pavese con Udine che è tornata avanti di 11 lunghezze. Venturelli per Ferri, uscita di Buscaino, Ferri che ha una mezza idea di attaccare il ferro, prende la linea di fondo, scarica per Venturelli che si butta dentro, prende un contatto e va a analizzare. Buona la soluzione mancina di Venturelli, classica percussione del giocatore di Tolmezzo, quinto punto per lui. In angolo Marchetti, marcato da Fossati, gira sul blocco di Vanuzzo, si prende un arresto e tiro, va corto, a rimbalzo solo maglie dei padroni di casa, Buscaino controlla e va per Venturelli che supera la metà campo in questo momento. Lavora in palleggio, l'uscita forte di Vanuzzo, Buscaino che attacca il ferro, prova a scaricare per premiare il taglio di Pavone, Udine che recupera il contropiede di Marchetti, però c'è il fallo in attacco di Marchetti e canestro che viene annullato per evitare il ritorno di Venturelli. Gli arbitri sostengono che Marchetti si sia spaziato illecitamente con il braccio interno, quindi fallo in attacco, canestro non valido per Pavia, è una situazione sicuramente vantaggiosa considerato che c'era stata una palla persa e Udine aveva la possibilità di un comoda situazione di contropiede primario. 8:44 da giocare in questo terzo periodo di gioco, quindi Pavia abbastanza graziata da questa valutazione dei signori in grigio. Si asciuga il parquet dopo la caduta di Pavone. Anche la tribunetta pavese, per quanto in inferiorità numerica, abbiamo visto tempi migliori anche dal punto di vista del tifo, prova ad animarsi e a sostenere i ragazzi di casa in questa che è una vera e propria missione impossibile. La ricezione di Pavone per Buscaino, il consegnato per Fossati, end off con Ferri, Fossati, il pick and roll con Pavone che ora va a bloccare nel centro dell'area per l'uscita di Ferri. Ferri, Pavone a posizione profonda, Ferri va dentro, buona soluzione, però il ferro lo beffa, rimbalzo va contro Neri. Udine che può ripartire, 8 minuti da giocare in questo terzo periodo di gioco. La ricezione di Truccolo che va in area da Castelli, c'è il tocco di Buscaino, rimessa in zona d'attacco per Udine, 10 secondi per completare il possesso offensivo, giro di cambio in cabina di regia, dentro Nobile va a visitare Marchetti, Nobile che peraltro ha tenuto il campo in maniera assolutamente egregia. La ricezione del giovane playmaker, maglia numero 9, per Truccolo in angolo, misunderstanding con Capitan Vanuzzo, palla che finisce in tribuna. Rimessa di cui si occupa Michele Venturelli, il consegnato di Pavone. Udine che prova ad alzare la pressione, la propria difesa uomo contro uomo. Ho visto Mobile molto aggressivo su Fossati, quindi è Venturelli che va a portare palla e va a far tutto da solo. Classica zingarata del Ventu. Sono due punti più un contatto, quindi sono
5 in fila con possibilità di andare a mettere il libero addizionale, la via che zitta zitta prova a fare la formichina. 7.52 da giocare in questo terzo periodo. Protestano sommessamente i friulani, diciamo che i signori in grigio si sono mossi a compassione, cercano di regalarci una partita fino in fondo. Ovviamente questa è una battuta, il contatto sulla penetrazione di Venturelli c'era assolutamente. Venturelli che perfeziona il 2-1, 41 per chi stile in difesa, 47 per chi attacca, quindi lì parziale per Pavia. La tripla frontale di Riccardo Truccolo che è aiutato dal primo ferro e va a mettere i 3 punti, quindi a chiudere questo mini break dei padroni di casa. Venturelli sull'uscita forte di Riccardo Castelli, palla persa, quindi buona difesa di Castelli che costringe il bomber pavese a perdere palla. Anche Venturelli in questo caso non è d'accordo con la valutazione dei signori in grigio, ma ci sentiamo di dissentire. Udine che torna in attacco, la ricezione di Truccolo marcato da Venturelli per Nobile che a spazio prende con personalità una tripla. Ribalto ci va Buscaino, la via che può ripartire, Fossati che prova ad aumentare le cadenze, ma Udine si chiude rapidamente in transizione difensiva. Fossati che prova a sfidare il giovane Nobile, consegnato di Pavone che va a bloccare per il regista di casa. Difficile la lettura dell'attacco pavese, prova a inventare Buscaino che si prende un sontuoso arresto e tiro. Pavia che sta vivendo però fin troppo di improvvisazioni, Marco. Sì, assolutamente, anche qua Busca si è inventato letteralmente un canestro come è stato anche prima, però nonostante tutto Pavia di riffo di raffa riesce a stare in partita e quindi questo sicuramente a livello anche proprio di atteggiamento, di morale eccetera, sicuramente è una cosa positiva. Secondo fallo per Michele Venturelli, è pronto il giro di cambio dentro Paolino Vitali. Venturelli che va a sedersi nel momento in cui però era entrato in pressione, purtroppo capiamo anche la decisione di Garetto che non può permettersi di andare in problemi di falli in uno dei suoi giocatori più rappresentativi e quindi preventivamente va a cambiarlo. Dentro Vitali che ora va in marcatura su Nobile, si muove in palleggio. Pavone che dà un occhio al taglio di Vanuzzo, mismatch che Castelli va a giocarsi, il giro a tiro del alla forte ex Casal Pozzerlengo che si appoggia morbido al primo ferro e va a bersaglio, quindi Udine che torna avanti di 9, 43 per chi attacca, 52 per chi si difende. Ferri, uscita forte di Vanuzzo per Vitali che ribalta da Buscaino, buon lavoro in palleggio, soluzione avventurosa, Pavone che fa valere i muscoli a rimbalzo, va a prendersi un contatto, il fallo fischiato al numero 9 Valerio Nobile. Pavone che ha la possibilità di muovere il tabellino, il lungo ex Alessandria che sicuramente è tutto fuorché un attaccante di taglia, giocatore di energia, giocatore che fa del lavoro sporco la propria caratteristica principale. Meccanica di tiro sicuramente non bellissima da vedere, ma efficace. Primo punto per Pavone. A bersaglio anche il secondo tiro libero, Pavia che appunto continua a rimanere in scia dei friulani, 45 per chi difende, 52 per chi attacca. Truccolo con Fossati che prova a negare la ricezione al playmaker ospite, quindi è costretto Truccolo a andare a leggere questa difesa pavese. Il consegnato di Vanuzzo per Poltroneri, l'uno contro uno chiuso con un morbido arresto e tiro in sospensione per Poltroneri. Per il numero 21 friulano sono 10 punti e primo giocatore a raggiungere la doppia cifra per gli ospiti. 45 per Pavia, 54 per Udine, ora difesa udinese che prova a mettere le mani addosso. Pavone che prova ad inventare un inopinato uno contro uno, fallo in attacco, movimento di clamorosa goffaggine che chiaramente non è nel bagaglio tecnico del centro pavese. Fallo in attacco, palla recuperata da
Riccardo Castelli che si è limitato a mettere il corpo per subire il più comodo degli sfondamenti. 5-21, ecco, Pavia non deve sicuramente farsi, deve continuare a lavorare, deve provare a leggere. Udine sta sicuramente aggredendo di più, abbiamo visto più mani addosso. Lardo ha sicuramente cercato di far cambiare marcia alla intensità difensiva dei suoi e Pavia davvero, se non riesce ad inventare, ha letture piuttosto complesse. Eh sì, dici bene, perché appena loro danno il giro di vite chiaramente si fa molto più difficile trovare soluzioni facili, diciamo, per Pavia il tiro, che deve inventarsi cose come è stato prima con Buscaino o con Fossati, e quindi le cose diventano molto difficili. Chiaramente Pavia può cercare di restare attaccata sempre sfruttando magari quegli errori che Udine, o quelle cose che Udine le può concedere, se no comunque ci vuole sempre una... bisogna cercare, secondo me Pavia dovrebbe provare da un altro giro in difesa, magari cercando di allungarla un po' la difesa come ha fatto prima, magari su canestro segnato, allungarsi in una zone press allungata che magari può mettere un po' in difficoltà Udine. La zona l'hai chiamata, è arrivata dopo la rimessa del Pavia Senato 2-3, dentro Schiano va a difendere con Poltronieri, quindi quintetto che si abbassa ulteriormente con Buscaino sostanzialmente, che andrà a muoversi da numero 5, quindi a fare il riferimento nel pitturato, e Schiano che andrà appunto a giocare in posto 4. Vitali che si fa tutto il campo, va a prendersi un contatto, è il terzo fallo per Nobile. Pavia, chiaramente lo diciamo dall'inizio del match, deve prendersi quel poco che Udine concede, provare anche in situazioni magari di transizione, di attacchi in soprannumero, perché la difesa schierata, soprattutto se Lardo mantiene questo tipo di ritmi nella gestione dei cambi, quindi continua ad avere grande energia spendibile anche in difesa, è chiaro che le cose che Pavia in attacco diventano sempre molto molto difficili. Lavoro sui blocchi di Vitali, ora c'è l'uscita forte di Panuzzo e di Pinton, Vitali perde pallone, frazione di campo, quindi superata la boa dei 25 minuti di partita con una palla persa per Pavia. È chiaro che presumibilmente con il passare dei minuti, è chiaro che con le energie che vengono meno, lucidità che va scemando, si incrementerà anche il numero delle palle perse, che per Pavia tutto sommato era accettabile all'intervallo, erano solo 3 le palle perse per i ragazzi di Paolo Garetto. 45 per chi difende, 54 per chi attacca. Castelli marcato da Schiano, l'uscita di Pinton perso da Vitali, la penetrazione, poi c'è la chiusura di Buscaino, il consegnato, ancora il gioco a due tra Pinton e Castelli, il serigancio che finisce lungo, rimbalzo di Capitan Fossati, Pavia che può ripartire, 4-16 per andare alla boa di tre quarti gara. Fossati in palleggio per Schiano, marcato da Pinton, la ricezione di Buscaino e Pavia ovviamente che deve inventare, 7 secondi senza aver costruito nulla. Vitali prova a penetrare, a scaricare per Schiano che avrebbe un buon tiro, manda molto corto. Garetto costretto a fare nozze con i fichi secchi, prepara il cambio, ovviamente c'è bisogno dei punti di Venturelli. Arresto e tiro molto morbido di Poltronieri, attaccante di qualità davvero clamorosa. Udine che torna ad assestarsi sopra la doppia cifra di vantaggio. Udine che fa sentire tutta la fisicità nella propria difesa. Abbiamo visto Schiano che ha preso un contatto e ha rischiato seriamente di volar via. Un po' leggerino. Un giocatore sicuramente, per quanto abbiamo visto finora tra il precampionato e questo esordio, davvero troppo troppo leggero per giocare nello spot di numero 4, per giocare con un giocatore solido ed esperto come Castelli. Gresti in mezzo d'attacco per Pavia con 10 secondi per completare il possesso. Fossati, sul quale ovviamente c'è lo show molto forte di Castelli. Fossati prova a improvvisare una tripla, mette anche questa. Fossati, sono 17 i punti. È chiaro che Pavia davvero costretta possesso dopo possesso ad inventare, a pescare il classico coniglio dal cilindro. Questa volta è andata bene, ma ancora una volta l'attacco era riuscito a costruire molto molto poco. Il consegnato di Castelli per Poltronieri, una mezza idea di sprendersi una tripla, poi va da Ferrari. Arresto tiro di Pinton che va sulla sirena a trovare la linea di fondo, la penetrazione per un morbido appoggio al cristallo. 10 punti di margine per Udine, 48 Pavia, 58 Udine. Fossati che ancora una volta va ad attaccare.
tornare dal palleggio. Sulla penetrazione del capitano c'è il fallo speso da Ferrari e il secondo fallo. Ora giro di cambi dentro Pavone per rendere il tonnellaggio Pavese almeno accettabile, perché con Schiano davvero Pavia era troppo leggera. Sono ovviamente anche Venturelli per Ferri, due tiri liberi per Bob e Fossati. Diciottesimo punto per il regista di casa, che ha davvero fatto il più classico delle pentole dei coperchi questa serata. 2-2 per il Bove, Pavia che torna a meno 8 con il 19° punto del proprio capitano. In angolo mette palla per terra e attacca, ma infrazione di passi per il numero 1 frullano Riccardo Castelli. Palla persa per Udine, le palle perse di squadra sono 9 in questo momento per i ragazzi di 2.30 da andare a bruciare in questo terzo periodo di gioco. Udine che va a allungare a tutto campo la propria difesa individuale e sono problemi per Pavia. Cambolesca la ricezione di Buscaino, che è costretto a superare la metà campo, ora va al consegnato per Bove Fossati. Udine che chiaramente cerca di incrementare la pressione sulla palla per rendere ulteriormente complicate le letture offensive di Pavia. La percussione e l'arresto a tiro di Venturelli, che viene beffato dal Ferro, del numero 15 Pavese. Udine che può ripartire, 2-5 da giocare in questo terzo periodo di gioco. L'istituzione di Mauro Pinton per Castelli, si va da Poltronieri. Poltronieri che gira sul blocco di Castelli, anche Udine, palla che si muove piuttosto lenta. Brutta lettura di Pinton, molto bravo Fossati, c'è un contatto di Pinton, fallo tattico per evitare che potesse ripartire la transizione Pavese. Due brutte cose di Pinton, troppo banale, troppo scolastica la lettura del numero 13 frullano, giocatore dal pedigree di grande livello, ricordiamo, cresciuto a Mestre, poi Serie B a Caserta e Imola, poi tanta Lega 2 a Montegranaro, a Rimini, a Brindisi e comparsate importanti anche nella Lega Maggiore a Sassari. Bobby Fossati intanto va a abbellire ulteriormente le proprie cifre offensive toccando il ventello, quindi bottino di assoluto lusso. 21 punti per Bove Fossati, 5-2 Pavia, 5-8 Udine, 1-42, va molto vicino la coppia Fossati-Vitali al furto difensivo. C'è un immaginifico passaggio dentro di Poltronieri, piuttosto complicato, la difesa Pavia che se la fa senza danni è stata un po' aperta per Udine, che ha cercato un paio di Veroniche di troppo, cioè è uno dei rischi in queste situazioni, quello di piacersi un po' troppo. Eh beh sì, chiaramente, quando una squadra ha così tanto talento poi magari fa, diciamo, gioca un po' sul velluto, no? Solo che probabilmente è un po' presto per giocare sul velluto, visto che insomma, i punti di distanza sono 6 e Pavia alla fine è sempre lì, insomma, poi con un Fossati così ci si può aspettare di tutto, quindi fortunatamente abbiamo ancora una partita. Assolutamente, Lino Lardo probabilmente concorda con le nostre valutazioni. Il doppio cambio, dentro Truccolo e Capitan Vanuzzo vanno a rifiatare Castelli e Valerio Nobile. Pavia che può ulteriormente provare a ricucire, a ridurre la forbice con due tiri liberi a disposizione di Paolino Vitali. Morbida la prima esecuzione del numero 6 di casa, il sesto punto per il giocatore ex Cento. Mette anche il secondo. Pavia risale zitta zitta fino al meno 4. 1.24 da giocare. Edimes che proverà a sfruttare l'onda lunga, questo momento in cui Udine si è probabilmente addormentata sul buon vantaggio. Tripla aperta di Vanuzzo. Primo ferro scheggiato dal nativo di Dolo, alle estreme vicinanze di Venezia.
Pavia ora ultimo minuto di gioco e possibilità di un clamoroso possesso per il meno 2. La ricezione di Vitali, prova a sporcargliela Poltronieri, Vitali che prova ad attaccare ma tiene il palleggio dell'esterno pavese Poltronieri. Udine che recupera palla, Cuccolo che prova a spingere, su di lui Pavia va a spendere un fallo, Pavia che ha esaurito il bonus, quindi Riccardo Cuccolo che dopo il minuto di sospensione chiamato da Paolo Garetto andrà in lunetta. L'hai sottolineato tu in precedenza, Marco, è già una notizia il fatto che ci sia ancora partita, siamo praticamente agli ultimi spicci di terzo periodo. Pavia va, Udine probabilmente appunto ha giocato un po' troppo sul velluto, a Pavia vanno comunque grandi meriti, squadra in costruzione che comunque qui si sbatte, sta lavorando davvero forte in difesa. Sì, sì, assolutamente, considerando appunto che poi alla fine stanno giocando in 6-7, quindi insomma, lo sforzo è sicuramente di quelli da ricordarsi, perché appunto come dicevi tu adesso, come dicevamo anche all'inizio, è una squadra in costruzione, quindi ancora c'è sicuramente tanto da lavorare, l'ho detto anche più volte Garetto in queste settimane. Lo stesso Venturelli tra l'altro disse un paio di settimane fa la vera Pavia la vedremo tra diciamo la terza, quarta di campionato, perché chiaramente poi con Vitali e Bartolucci è arrivato all'ultimo, come dicevamo prima, questa è la cosa normale. Positivo ovviamente che se Pavia è a meno 4, quindi sono ancora 10 minuti, bisogna vedere se con la stanchezza che affiorerà chiaramente l'ultimo quarto i pretoriani di Garetto riusciranno a tenere in vita ancora la partita per gli ultimi 10 minuti. Impeccabile la lettura del collega, una delle grandi incognite sarà proprio questa. Pavia ha approcciato questo match senza una rotazione importante, quella del lungo di cambio, cioè Bartolucci, Garetto si sta arrabattando con quintetti di emergenza. A proposito, in questo ultimo minuto va a sedersi Pavone, dentro ancora Schiano, quindi quintetto che sotto canestro è sicuramente di taglia davvero mignone. Tutti liberi per Riccardo Truccolo, va a mettere il suo 13° punto, lui finora 55% dal campo, 5 su 9 complessivo per l'ex turno, 2-2 in lunetta, sono 14 punti di Truccolo. Udine che ritorna a due possessi di vantaggio, 43 secondi per arrivare alla boa di tre quarti di gara, c'è un cambio difensivo anche per quanto riguarda Lardo che va a schierarsi a zona fronte dispari. Penetrazione di Fossati, si va in angolo da Venturelli che ha una buona tripla corta, il rimbalzo però molto buono, il lavoro di Buscaino che scarica per Venturelli, 20 secondi per andare a chiudere, c'è però una discrepanza perché c'è la penetrazione di Venturelli, fallo fischiato al numero 15, anche in questo caso gli arbitri vedono un uso improprio del braccio interno, questo fallo per Venturelli, soprattutto sanguinosa, palla persa, Pavia avrebbe avuto la possibilità di riportarsi a meno 4. Venturelli che va a sedersi e a prendersi una mezza rampogna del proprio coach. Dentro Ferri per questi ultimi 18 secondi di terzo periodo, scusate, faccia a faccia con Mauro Pinton. Udine che va a giocare il classico 4 basso, Patruccolo che al ferro scarica in angolo per Vanuzzo. La soluzione da tre punti sbagliata, Pavia controlla il rimbalzo e chiude con il minimo dei danni, quindi terzo periodo che va a chiudersi con Edimes sotto di 6, 54 Pavia, 60 Udine, quindi Edimes ancora assolutamente in partita, quindi quarto tutto da giocare, tutto da vedere. Andiamo a riepilogare quelle che sono le cifre in questo momento. Per Pavia un Fossati assolutamente da congelare, da ibernare per tutto il campionato, 21 punti per il regista pavese, 6-9 dal campo, davvero clamorosa la sua prestazione, 12 per Buscaino, 4 per Ferri, 8 di Venturelli, 2 di Pavone, 7 per Vitali, mentre dal resto dei giocatori Garetto non ha ottenuto alcun tipo di fatturato offensivo. Per quanto riguarda Udine, chiaramente bottini maggiormente distribuiti, doppia cifra, 10 punti per Cartelli, 2 per Marchetti, una quota virgola Joel Zacchetti, 12 per Poltroneri, 14 per Riccardo Truccolo, 5 per Nobile, 8 per Mauro Pinton, 4 di Ferrari, 5 per Manuel Vanuzzo. Per quanto riguarda le percentuali di realizzazione, Udine continua a
tirare piuttosto bene, 61% dal campo per i friulani di Linolardo, quanto riguarda Pavia 44% complessivo con un buon 50% a tre punti, 6-12, che sicuramente ha consentito ai ragazzi di Paolo Garetto di rimanere in stretto contatto della targa dei friulani. Striscione del settore D, la tifoseria Furlan che campeggia qui al Paravizza. Cornice di pubblico ancora piuttosto modesta, ma mi ricollego a quello che prima è stata l'analisi del collega Barzizza della provincia pavese. Questa è una squadra che almeno finora ha fatto capire di poter dar qualcosa anche a livello di intensità difensiva, di cuore, quindi una qualcosa che l'anno scorso è mancato molto, è sempre stata una squadra molto fredda, quindi è probabile che possa anche avere un certo tipo di appeal magari nel lungo periodo con il pubblico pavese, che forse è abituato ancora troppo bene, quindi piuttosto freddino in questa prima uscita. Sì, direi di sì, il pubblico pavese diciamo che è di bocca buona, insomma è abituato ad altri palcoscenici. Mi ha fatto molto, sorridere questa settimana quando Truccolo, presentando la partita, ha detto quando, ricordando quando lui ha esordito qua nel 2006-2007 in A2, dicendo è sempre stato un campo molto caldo. Evidentemente Riccardo si vede che è un po' di tempo che non viene, che non passa da queste parti, perché insomma negli ultimi anni tra ribaltoni societari vari non c'è stata poi tutta questa affluenza di pubblico, purtroppo, perché poi alla fine a Pavia il basket è sempre stato forse lo sport di riferimento, possiamo dirlo. Assolutamente sì, nota dolente. Ora rientriamo in conaca con la tripla di Ferri, tabellone che non si è mosso, con una palla persa di Pavia e un ferro scheggiato dai 6-75 da parte di Riccardo Truccolo. Udine che torna in attacco, due possessi di vantaggio per i ragazzi di Linolardo. Penetrazione, la finta, palla che finisce fuori da Poltroneri, sullo scadere va a prendersi un tiro, il pallone che gira sul ferro ed esce, davvero beffarda questa conclusione. Pavia che può ripartire con Fossati, con Ferri in angolo che ritorna dal proprio giocatore di riferimento, l'uomo franchigia di Pavia che chiama lo schema corna, c'è la marcatura di Ferrari, Fossati che, Ferrari che gli scippa la palla, Udine che può ripartire, Truccolo attende l'arrivo di Poltroneri mentre si prepara un cambio in regia. Probabilmente Lardo non è totalmente soddisfatto delle prime letture offensive, però Maurino Pinton trova un grande innesco per Vanuzzo che va a mettere i primi due punti di questo quarto periodo. La tripla di Ferri con spazio, spiga l'uscita di Poltroneri, tripla per Medines, 57-62, Pavia che quindi rimane in scia col settimo punto di Alessandro Ferri, anche lui al debutto in maglia Edimes. L'innesco per il numero 14 Ferrari, molto evidente il fallo di sfondamento e la palla persa di Ferrari, fatta grande difesa di Bobe Fossati che è andato in aiuto, gran giocata di esperienza, Fossati che ora va a prendersi un po' di ossigeno e prova ad arringare la folla, uomo davvero franchigia, grande prestazione, ora anche il capo tifoso, probabilmente questa sera gli daranno anche le chiavi del palazzo. Sì, sì, di tutto gli daranno, okay, probabilmente anche della città a questo punto. Esatto. Via che quindi recupera questo possesso, doppio cambio perché c'è anche Venturelli per Paolino Vitali, ora Udine che presumibilmente con Marchetti andrà ad aggredire forte sul già dalla rimessa Giulio Zennaro, infatti sulla rimessa di Buscaino va a prendersi di forza il pallone Michele Venturelli, che ora andrà a lavorare da playmaker finto, da incursore. La tripla in angolo di Buscaino sbaglia, c'è però un rimbalzo lungo che premia Giulio Zennaro, pallone che viene consegnato a Ferri, crossover, la tripla di Ferri che non va, rimbalzo lungo controllato da Pinton, ma via aveva l'ennesima occasione di tornare davvero a meno due. La ricezione di Ferrari
che sfrutta bene il mismatch, c'è un contatto, due tiri liberi a disposizione del numero 14 Giuliano. Il secondo fallo di Zennaro per il giocatore che l'anno scorso ho visto in DNBA Pordenone nel girone B alle dipendenze di coach Ceci Sciocca. Tiro libero cortissimo per Ferrari, raggiunge a stento il primo ferro. 7 minuti e 04 in questo ultimo periodo di gioco, ancora da giocare. Pubblico pavese che prova ad aumentare il livello dei decibel. 0-2 per Ferrari e contropiede primario di Pavia con Venturelli, si va a mettere due punti lamentandosi per un fallo che in effetti avrebbe potuto starci. Venturelli che dibatte con i signori in grigio che gli promettono una sanzione nella prossima situazione di protesta. Lui è sicuramente un sangue molto molto caliente. Tiro forzatissimo di Truccolo cadendo indietro, il giocatore di Pordenone lo mette corto, Pavia a meno 3 e in questo momento Udine avrebbe, Pavia ha tutto l'interesse a buttarla sulla rumba, cosa che i friulani dovrebbero evitare invece perché lo spessore fisico e tecnico della squadra bianconera è un altro livello. Schiano va a forzare un uno contro uno che ci stava davvero poco, va a schiantarsi contro la difesa friulana. In Pavia che si brucia il potenziale possesso del pareggio. Pinton che lavora in palleggio, si va da Vanuzzo, il consegnato per Marchetti, c'è un cambio difensivo, addirittura Buscaino su Marchetti che va in a scaricare per Ferrari. La penetrazione di Ferrari, c'è il fallo fischiato a al numero 20. Il terzo fallo per del numero 9 Ferri. Per Ferri è il terzo fallo. Pronto sulla sede dei cambi Riccardo Castelli, pronto anche Molino Vitali a tornare sul parquet. 5:55, tabellone che davvero per i tifosi pavesi è incoraggiante. A bocce ferme si scommetteva su quale sarebbe stato il potenziale gap questa sera e davvero nessuno crede ai propri occhi. Questo 59-62 con qualcosa meno di 6 minuti prima del titolo di coda. Ferrari in lunetta con due tiri liberi a disposizione, reduce da 0-2 dalla linea dei personali. Prolungato conciliabolo tra gli arbitri e le panchine, finalmente si può andare in lunetta. Ferrari che prosegue la serie nera, 0-3 in fila per il giocatore di classe 1986. Cortissima anche la quarta conclusione in fila, quindi 0-4, Pavia che adesso però deve andare a convertire questo gentile omaggio ospite. Vitali per Ferri, Venturelli che prova a lavorare, di fondo per Schiano, il consegnato per Vitali, dovrà inventarsi qualcosa, 3 secondi, la ricezione di Ferri ovviamente problematica, palla persa di Pavia, Truccolo che riparte, la palla persa con la stoppata di Vitali, Truccolo che scivola, vorrebbe un fischio che non arriva, gli arbitri che ovviamente hanno visto l'infrazione di passi del numero 8 friulano, quindi altro giro di palle perse su entrambi i lati del campo e si rimane in elastico molto stretto. Anche i tifosi friulani che ovviamente cercano di scuotere i propri giocatori che in questo momento stanno faticando in situazioni sicuramente di rumba tecnica, se ci passate il neologismo. La penetrazione di Venturelli in angolo da Vitali per Buscaino che prova a lavorare per attaccare Vanuzzo, il taglio di Venturelli a centrare, classica
classica conclusione di Venturelli, che lavora come pochi sui blocchi, va a prendersi un pertugio nel cuore del pitturato e trova due punti di vitale importanza che fanno balzare in piedi il gelido Pallaravezza. 61 Edime, 62 GSA Udine, 5-08 da giocare, minuto di sospensione chiamato in tutta fretta da Lardo, che ne ha viste a sufficienza. In questi casi un allenatore cosa dice? Con un organico a disposizione come quello di Diardo. Ma la volete perdere veramente questa partita? Credo sia questa l'unica cosa da dire, perché insomma quando sai, perché chiaramente sei consapevole di avere un roster più forte, penso che l'unica cosa da fare sia andare a toccare le cose dell'arco, del giocatore, che chiaramente a livello tecnico poi in questi minuti conta più la voglia, quello che il cuore dei giocatori, più che poi gli aspetti tecnici, che sono in questi momenti quando sei punto a punto in fine delle partite conta diciamo relativamente. Alla fine la partita si è incanalata in questi ultimi minuti sui binari sui quali Pavia ha sicuramente maggiore familiarità in questa situazione, con un organico comunque ancora, con una chimica di squadra ancora tutta da trovare. Pavia la deve giustamente buttare sul cuore, sull'intensità, sul basket sicuramente non per palati fini. Udine sta faticando molto a sporcarsi le ginocchia, a reggere questo tipo di situazioni, come le abbiamo definite, un po' sporche dal punto di vista tecnico. Sì, assolutamente, in maniera anche abbastanza superficiale, Pavia comunque è sempre quei vecchi, nel senso, quegli uomini che hanno tenuto in ballo in piedi la partita fino adesso sta tenendo, quindi insomma queste ultime 5 minuti sono sicuramente molto interessanti, peccato per il canestro di adesso, che insomma ci rimanda a meno 3. Non a caso è arrivato dopo una buona lettura, cioè un mismatch che Castelli ha convertito per aver preso una buona posizione interna. Torniamo in diretta con Udine, che ha allungato 6-1-6-4, la tripla di Ferri per il pareggio che arriva, Ferri impatta, Pavia con 4-28 nel titolo di coda trova il clamoroso pareggio, tabellone che recita 64 pari, altro mismatch clamoroso con Castelli marcato alla Vitali. Difesa di Pavia che è andata davvero molto molto vicino all'intercetto, tocca e quindi c'è un extra possesso offensivo per gli ospiti, che però hanno 11 secondi per andare a completarlo al meglio. La ricezione di Pinton, una finta e un segnato per Maruzzo, la palla per Mauro Pinton che va da Polpo Neri, che proverà presumibilmente a giocarsi uno contro uno, va invece a forzare una tripla da 8 metri, il rimbalzo però lungo che finisce nelle mani di Riccardo Truccolo. Pavia che pecca in reattività, e ora l'assist, la buona lettura di Pinton che pesca sulla linea di fondo solo soletto Manuel Vanuzzo, e Udine rimette la testa avanti. 64 per chi attacca, 66 per chi riceve, Fossati per Venturelli che attacca, buona difesa di Pinton, gli arbitri erano lì che aspettavano per fischiare questo fallo di spostamento al Ventu, palla persa sanguinosa, il quarto fallo per l'artigliere di Tolmezzo. Udine che recupera un pallone importante. Ovviamente a Udine bastano poche giocate di qualità per rimettere le mani saldamente sul manubrio. Pavia che ha davvero speso il massimo per trovare questa clamorosa parità. Ora c'è il rischio che Udine con due o tre giocate di qualità davvero piazzi il colpo di reni e che Pavia rimanga davvero di sasso. La ricezione di Riccardo Truccolo per Vanuzzo molto fuori, il pick and roll con Pinton in angolo da Truccolo che prova ad attaccare il ferro, a lavorare su Venturelli, il semigancio corto, Buscaino che uno contro due va a tenere un rimbalzo di importanza clamorosa, tripla per Vitali che ha spazio in angolo e la mette, ed è Pavia mette la testa avanti, 3 minuti al termine, 67 Edime, 66 GSA Udine. Gran giocata in transizione per Paolino Vitali, ora c'è l'infrazione di passi per Poltroneri sulla buona difesa di Damian Buscaino, Pallaravezza che si infiamma, Buscaino gran rimbalzo di priorità numerica, Pavia è partita in transizione, Vitali che si è andato a mettere la posizione preferita in angolo,
ha messo una tripla con piedi per terra. Per Paolino Vitali è il decimo punto a referto, via che ora va in attacco nella clamorosa situazione di più uno. La ricezione di Venturelli, la difesa ai limiti di Truccolo, che ovviamente in questi ultimi minuti sicuramente cerca di mettere grande pressione. La forzatura di Venturelli, tabellata terrificante, rimbalzo controllato da Pinton. La via ovviamente non si deve prendere la mano, deve provare, per quanto difficile, a trovare letture di maggiore pulizia. Pinton per l'uno contro uno di Castelli, gran giocata difensiva di Vitali che va a chiudere. Panuzzo che spende un fallo che è stretto parente di un antisportivo. Panuzzo fa un sorriso, sa di essere andato vicino a combinarla grossa. Gli arbitri probabilmente in questo caso non se la sono sentita di fischiare, la classica sindrome, come la vogliamo chiamare, di Franco Baresi o di Odino Meneghin, insomma. Chiaramente un giocatore con una carriera alle spalle, quindi un carisma di un certo tipo, ma Manuel Vanuzzi è stato assolutamente un signore, sì, con sì, un sì, sorriso che ha detto tutto. Torniamo per 2:23 da giocare e signori, siamo qui al palo da vista, perché sì, questa Edimes corta ma dal cuore grande, finora è ancora lì con un'incollatura di vantaggio e il possesso per incrementare questo vantaggio. Andiamo a dare un'occhiata ai tabellini. Per Pavia 21 di Fossati, 12 di Buscaino, 10 di Ferri, 12 per Venturelli, 2 di Pavone, 10 anche per Paolino Vitali, quindi sono 5 gli uomini in doppia cifra per Garetto. Per quanto riguarda Udine, che sicuramente in questo quarto periodo ha battuto parecchio in testa in fase offensiva, sono 12 di Castelli, 2 di Marchetti, 12 di Poltronieri, 14 di Truffolo, 5 di Nobile, 8 di Pinton, 4 di Ferrari e 9 di Manuel Vanuzzo. Arbitri che richiamano i giocatori sul parquet. Pavia sicuramente in assoluto gas, servono un paio di giocate di qualità o di cuore o quel che sia per provare a centrare questa impresa che avrebbe davvero del clamoroso. Ricezione di Ferri per Buscaino, molto lontano dal pitturato per Vitali. Ovviamente ora la pressione difensiva sulla palla chiesta da Lardo è massimale, fortissima l'uscita di Suffozzati per Venturelli, Marco Magliano di Venturelli si sbaglia, rimbalzo controllato da Panuzzo. Pavia che tutto sommato è riuscita a trovare un tiro niente male, con nonostante la difesa forte di Udine che aveva cercato di oscurare la visuale al regista di casa con lo show molto forte di Manuel Vanuzzo. Suffozzati, possesso per mettere la testa avanti per Udine. Poltroneri si prende una tripla, soluzione di morbidezza assoluta, giocatore di gran classe Poltroneri. Braccio lungo di Fossati, il rientro difensivo di Udine è assolutamente inappuntabile, quindi Pavia costretta nuovamente ad attaccare la difesa schierata. La penetrazione, la finta di Fossati che poi si arresta, prova a andare da Vitali, mette la lui, attacca il ferro fino in fondo, molto vicino ai due punti, ma ferro che lo beffa. Udine che può ripartire, Poltroneri va con la tripla, sbaglia, rimbalzo di Vitali, quindi via ancora sotto di due. C'è il tocco, di Castelli che entra bene in difesa su Vitali, palla persa per Pavia, 1:07 per andare ai titoli di coda, con possesso offensivo di due i friulani. Finale assolutamente thrilling di una partita comunque decisamente bella per essere solo al secondo impegno stagionale. Truccolo riceve, si muove in armaleggio, arriva Vanuzzo, il passaggio per Pinton, 7 secondi per completare il possesso offensivo. Ovviamente Udine vuole una lettura paziente in questa situazione, si è andata da Vanuzzo, grande la giocata 2 di Pinton e Vanuzzo, giocatori che non a caso hanno rivaccato in Serie A per molti anni, con la pressione forte di Truccolo su Fossati. Udine avanti di 4, 40 secondi per chiudere, la penetrazione di Venturelli, lo scarico per Ferri, la tripla corta, rimbalzo di Vanuzzo e è molto probabile che Udine abbia messo una seria ipoteca sul reperto rosa.
Pavia che chiuderà questa partita comunque con l'onore delle armi e con tanti, tantissimi applausi. Abbiamo visto quello che era ampiamente ipotizzabile, due giocate di classe dei propri Califfi e Udine che chiude in volata. Non parliamo comunque con eccessivo anticipo, sono comunque 27 secondi da bruciare in questo quarto periodo, la ricezione di Poltronieri, ovviamente Udine che andrà a giocare col cronometro, la penetrazione di Truccolo, c'è il fallo speso da Ferri per cercare di fermare il tempo, quindi rinvio per Riccardo Truccolo e il quarto fallo di Ferri che a distanza comunque carburato ha giocato una discreta partita, ricordando appunto che ha avuto un precampionato particolarmente travagliato per una inflammazione al tendine d'Achille, ci ha costretto a lavorare davvero poco con i compagni. Truccolo mette il primo tiro libero, sbaglia però il secondo, ha rimbalzo, si fa vedere Poltronieri che il punto esclamativo al metro alla truppa ospite di controllare per questi 19 secondi. C'è un punto di sospensione. Un'occhiata alle cifre, intanto che prima di sollecitare poi per il commento finale il collega Bardino. 30 secondi ancora da andare a bruciare, per Pavia sono 21 di Fossano, 12 di Buscaino, 10 di Ferri, 12 di Venturelli, resta il rammarico per queste ultime due soluzioni che il vento è stato sostanzialmente costretto a prendersi in pieno traffico, è stato due volte tuffato dal ferro, ma probabilmente per Pavia non era particolarmente difficile trovare letture migliori e un attacco migliore. Sì, esatto, forse non c'era niente di più auspicabile che due soluzioni di Ventuelli in penetrazione che sono il suo pane, spesso anche quando viene toccato comunque ha un grande controllo del corpo, spesso fa canestro e fallo, quindi probabilmente di meglio non si poteva fare. Poi, come dicevi tu prima giustamente in commento, dall'altra parte due giocate di classe dei loro campioni, perché questo si può dire, dei giocatori di Udine hanno poi di fatto risolto la partita, quindi con 19 secondi alla fine ovviamente è ancora aperta perché sono 5 punti, però insomma diciamo che un'azione di ipoteca l'hanno messa. Udine che al rientro dal time out andrà in lunetta, pubblico di Pavia che ha sicuramente di che esultare, partita inappuntabile quella dei ragazzi di Garetto che hanno davvero portato Udine a giocarsela sostanzialmente negli ultimi giri di orologio. Tutti liberi ora a disposizione di Riccardo Castelli, sbaglia la prima esecuzione, 14 punti per il lungo ex Casalpusterlengo, tabellone che rimane inchinato con Udine avanti di 5, due possessi pieni di vantaggio per i Friulani, 19 secondi per andare a chiudere, si muove Vitali che ora andrà a forzare la soluzione, va a Buscaino invece da 3 punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Castelli, 7 secondi, partita che si chiude qui, finisce con Udine che spanca il paravizza di Pavia, Pavia che comunque chiude con tante pacche sulle spalle, tanti complimenti, 67 Edimes, 73 PSA Udine, partita davvero bella, pubblico che si è divertito, noi andiamo a riepilogare il tabellino, per Pavia comunque indicazioni importanti, andiamo a fare il commento finale, Udine diciamo arrivata qua con tutti i fattori, con tutti i favori del pronostico possibile, tra l'altro con la possibilità di aprire una specie importante visto che i friulani avranno poi due partite in casa dopo questa del Pallaravizza, che ha rischiato comunque qualcosina davanti al cuore, Pavia ha giocato con le armi diciamo dei poveri senza vergognarsi. Sì, assolutamente, hai detto benissimo, ha ricordato un po' la partita in casa dell'anno scorso con Siena, no? Con la grande corazzata del campionato che viene a Pavia e comunque fa fatica, l'anno scorso con Siena ha finito dopo un supplementare, questa non è finita dopo un supplementare, ma insomma diciamo che ci siamo andati molto vicini, Pavia è andata molto vicina a fare veramente un'impresa, perché quello sarebbe stato sicuramente, ci sono tante cose positive per Pavia, credo ci siano più cose positive per Pavia che cose positive per Udine fondamentalmente da questa partita, perché Pavia veniva da una sconfitta di 20 a Orzi Nuovi, Udine veniva da una vittoria e comunque doveva vincere chiaramente per il campionato che vuole fare. Quindi devo dire alla fine credo che si può essere
contenti della prestazione di Pavia, del cuore che hanno messo, della partita di Fossati, della partita dei vecchi e anche dell'inserimento dei nuovi. C'è ovviamente da lavorare, c'è da recuperare, da inserire Bartolucci, ma direi che comunque ci sono viste buone cose, si può sperare per il futuro che le cose vadano bene, insomma, per i rossoneri. Ringraziamo per il preziosissima spalla tecnica Marco Barzizza della provincia pavese. Riepiloghiamo prima di chiudere il collegamento quello che è il tabellino finale. Pavia chiude con 21 di Fossati, 12 per Buscaino, 10 per Ferri, 12 per Venturelli, 2 per Pavone, 10 per Vitali, mentre Zennaro e Schiano non hanno realizzato. Per quanto riguarda GSA Udine sono 15 di Castelli, 2 di Marchetti, Sacchetti non ha realizzato, 15 di Poltroneri, 15 anche per Truccolo, 5 per Nobile, 8 per Pinton, 4 di Ferrari, 9 per Vanusso. Dal Palavizza tutto, da Paolo Rappoggio, la più cordiale buonasera.